Una doppietta nel finale di Jonathan vale la sospirata sofferta per questa ancora più bella vittoria della Latina, che rinforza virtualmente il primato della classifica alterata dal Covid. Applausi comunque al Nola, ordinato, propositivo e scorbutico al punto giusto, tanto che nel primo tempo, a fronte delle difficoltà oggettive dei nerazzurri nel fare breccia nell'assetto granitico avversario, sono proprio i bianconeri di mister Campana a sfiorare il vantaggio. Al sesto spunto di Gassama, destro dalla lunetta, alto sulla traversa. Poca cosa rispetto al quindicesimo, tuffo di Alonzi sull'inzuccata di Russo, Diemma salva sulla corrente Caliendo, azione che prosegue e si chiude sul tentativo di Gassama a rimorchio dal limite, destro sporco ma insidioso che termina a fondo campo. Scudieri cambia assetto, passando al 4-4-2, ma ancora Gassama a rendersi pericoloso sul corner di Alvino, tapine tra le braccia di Alonzi, uscito male dai pali. Il Latina non va oltre la protesta per un possibile braccio dell'esposito Nolano sul tiro al volo di Direnzo. Si arriva al 40° e Scudieri ritorna al 3-4-3, che chiude un primo tempo completamente inoffensivo dei padroni di casa. Il Latina crea la prima opportunità al secondo della ripresa. Il mancino di Pompei su punizione mette disordine in area piccola. Ciccio Esposito al pallone buono, calciato però verso la curva vuota. Accelera Latina, accelera Corsetti. Apertura per Teraschi al quinto, diagonale bloccato a terra da Bellarosa. Al 17° spunto di Corsetti, dribbling e sinistro dai 20 metri, fuori per questione di centimetri. Seppur a fatica, il Latina cerca e trova la porta al 29°, con Barberini, straffilato e tuffo di Bellarosa a deviare in angolo. Il gol è però vicino, tutto parte da Corsetti, arretrato in mediana. Al 32° lancio per Pastore a destra, cross per Jonathan, piatto al volo e 1-0 Latina. Adesso è tutta un'altra storia, il Nola si riversa in avanti, si aprono spazi invitanti, al 35° cross basso di Calabrese, sponda di Renzo, in corsa Jonathan, manca il colpo della doppietta. Così il brivido corre al 40°, sulla punizione di Baratto, la Monica alla palla del pareggio, colpisce malissimo Graziano Alonzi. Giochi chiusi, nel quarto dei 5 minuti di recupero, ripartenza di Corsetti, 50 metri palla al piede, assist comodo per Jonathan, che ringrazia il capitano. Prima di riprendere, si infortuna l'assistente Gervasoni di Bergamo, ma l'intervento dei sanitari della Latina porta a chiudere la gara con tutti gli effettivi, terna compresa. Su un cross dalla tre quarti prendere un gol del genere chiaramente non è da noi in questo momento, che dobbiamo lottare su ogni pallone e naturalmente avere grande attenzione. Credo che niente, commentare il gol che si è preso, al di là delle grandi qualità del Latina, ti dà un po' di amarezza, però credo che sia stato più un errore nostro che in quella situazione che la bravura del Latina. È la stessa situazione che avevamo vissuto già con l'Arzachena, e poi ci siamo innervositi perché non me ne vogliono, io già ho fatto i complimenti a Nola, al suo allenatore, gliel'ho detto anche direttamente, per l'amor di Dio, però è naturale che ognuno fa la necessità, far virtù, e come mi ha detto il mio collega, sai, io mi devo salvare e tutto quanto, e c'erano delle ostruzioni abbastanza evidenti, e però ripeto, poi ognuno fa il suo, io l'ho fatto notare, per questo sono stato allontanato dal campo, secondo l'arbitro.